Dalì. Nel 1919, nella rivista francese dal nome Littérature, venne pubblicato il testo a firma di Breton e Supault dal titolo I campi magnetici, nel quale si parlava di scrittura automatica. Si trattava di un principio compositivo applicabile in poesia destinato ad avere echi anche nell'arte grafica e pittorica. Tale principio si basava sulle potenzialità di utilizzo dei meccanismi inconsci e su una idea di creazioni di immagini, sia poetiche che pittoriche, sganciate dai sistemi di controllo dell'essere razionale. In seguito, nell'ambito della pubblicazione del Manifesto del Surrealismo, Breton, nel 1924, espliciterà le sue teorie. Afferma Breton che la surrealtà consiste in una sorta di realtà assoluta, dove si fondono due situazioni contraddittorie all'apparenza, il sogno e la realtà. L'arte surrealista si proporrà di sondare l'inconscio, la cui dimensione si palesa attraverso azioni che vengono compiute automaticamente, senza il filtro della ragione. L'inconscio si rivela prioritariamente attraverso il sogno ed è attraverso il cosiddetto automatismo psichico che il pittore surrealista tenta di sondare l'ambito dell'inconscio che tradurrà in immagini. Una caratteristica dell'arte surrealista è inoltre quella di essere figurativa. È noto che intorno agli anni 30 del Novecento si andava affermando la scienza della psicoanalisi, in special modo quella di Freud, che, studiando l'influenza esercitata sul nostro comportamento dagli impulsi istintivi che si rivelano nei sogni, influenzerà anche il variegato mondo culturale dell'epoca. Lo studio della psicoanalisi costituirà pertanto una spinta non indifferente alla creazione di opere di carattere surrealista. Per realizzare le loro opere, i surrealisti adottarono anche nuove tecniche, come quella del frottage, che si ricollegava alle esperienze condotte nell'ambito del dadaismo, da cui il surrealismo aveva preso quella certa tendenza dissacrante. La prima mostra realizzata dai pittori surrealisti ebbe come titolo La pittura surrealista e si svolse già nel 1925. Principali protagonisti dell'evento furono De Chirico, Ernst, Miró, Arp, Masson, Klee, Picasso e Man Ray. Magritte e Dalí aderirono poco dopo alle tematiche surrealiste, distinguendosi come gli esponenti più rappresentativi della corrente pittorica. L'unica differenza tra me e un pazzo è che io non sono pazzo. Una delle celebri affermazioni di Dalí dimostra la volontà dell'artista di autodefinirsi come un personaggio al di fuori del comune. Salvador Dalí nasce a Figueras nel 1904 da una famiglia borghese benestante che possedeva una casa a Cadaqué, piccolo e straordinario villaggio di pescatori. Il cielo terso della Catalogna e i suoi colori rimarranno sempre nel suo cuore e costituiranno una costante artistica di molti suoi dipinti. Nel 1927 a Parigi, Dalí avrà modo di conoscere Picasso, di entrare in contatto con gli sviluppi artistici di ambito cubista e successivamente anche surrealista. Del gruppo dei surrealisti diventò addirittura uno dei maggiori esponenti. All'inizio della sua carriera artistica, Dalí rappresenterà in vari modi più volte se stesso e, se nel 1921 lo vediamo atteggiato come Raffaello in uno dei suoi celebri autoritratti, nel 1923 si raffigurerà in un autoritratto cubista, dimostrando le sue affinità con il movimento. Dalí in questo periodo frequenta la prestigiosa Accademia di San Fernando a Madrid, dalla quale tuttavia venne espulso nel 1926 a causa del suo comportamento provocatorio e irriverente.
Si era infatti rifiutato di sottoporsi al giudizio della commissione, ritenendo che nessuno degli insegnanti dell'Accademia avesse la sufficiente competenza per esaminarlo. A Madrid, tuttavia, ebbe modo di vedere le opere di Velázquez e di Goya, che segneranno il futuro sviluppo del suo linguaggio artistico. Paesaggi dalla nitidezza cristallina. Essi costituiscono l'elemento reale desunto dai luoghi della sua infanzia, che conferma il senso di assurdità dei soggetti che, privati di quel determinato sfondo, non sortirebbero gli effetti cercati. Portlligat conserva ancora oggi la casa di Dalí, che si distingue per una curiosa decorazione sul tetto. Una casa che crebbe da un nucleo originario per successiva aggregazione di spazi altrimenti recuperati, accrescendosi quasi come un organismo vivo. Qui Dalí concepì le sue opere più importanti, fra le quali La persistenza della memoria, che vennero esposte per la prima volta nel 1931. Era stato Miró ad introdurre Dalí nel gruppo dei surrealisti parigini. Era il 1929. L'estate successiva, Magritte e Paul Éluard andarono a trovare Dalí a Cadaqués. In questa occasione Salvador conobbe Gala. Gala era la moglie dello scrittore Paul Éluard, il suo vero nome era Elena Diaconova ed era andata via da Mosca prima della rivoluzione. Dalí si innamorò di Gala e il suo amore venne ricambiato. Il loro rapporto d'amore, amicizia, conflitto, complicità durò tutta la loro vita. Gala divenne la sua musa ispiratrice, il corpo di Gala il terreno sul quale atterrava dopo i suoi viaggi onirici. Il 1982, anno della morte di Gala, segnerà una svolta anche nell'arte di Dalí, che si sentirà privato della sua linfa vitale. Nel 1984, inoltre, un incendio avvenuto nella sua casa di Puybol inciderà ancora negativamente nel vissuto dell'artista, che dopo pochi anni si spegnerà nella natia Figueras. Il metodo paranoico critico, che rappresenta la variante artistica di Dalí surrealista, è una sorta di automatismo con il quale l'artista realizza i suoi dipinti direttamente tratti dal suo inconscio in un momento di paranoia. Tali immagini vengono fissate sulla tela solo dopo un'operazione di razionalizzazione del delirio che le ha generate. Questo è il momento cosiddetto critico. Per capire questo procedimento è opportuno farsi guidare dalle stesse dichiarazioni sulla paranoia. La paranoia è una malattia mentale cronica la cui sintomatologia più caratteristica consiste nelle delusioni sistematiche, con o senza allucinazioni dei sensi. Tali delusioni possono diventare manie di persecuzione o di grandezza. La sua volontà spesso era l'artefice consapevole dei suoi mostri, dei suoi giganti, delle sue figure paradossali, filiformi, molli, disgregate, incredibilmente dettagliate, rese con una tecnica virtuosa tanto da sfiorare quello che noi definiamo oggi iperrealismo. La persistenza della memoria è il titolo dato da Dalí a un'opera che presenta un orologio reso molle. Appeso a una stampella come un panno messo ad asciugare, la memoria liquida, della stessa essenza dell'acqua. L'uomo che vuole imprigionare il tempo, che ha creato il mezzo per misurarlo, non può dominare la memoria, che persiste e riemerge a suo piacere. Questo genera una sorta di destrutturazione del concetto di linearità del tempo. L'orologio, simbolo della sua misurabilità, sostituto della memoria ancestrale dello scorrere del tempo, che era potere dell'uomo primitivo, si scioglie e si adatta ai supporti come un panno steso al sole. Dimostra la sua inattendibilità di fronte a qualcosa di superiore, la memoria, appunto, che è prerogativa dell'inconscio.
La cosiddetta fase storica del surrealismo si concluderà in corrispondenza della Seconda Guerra, quando, in seguito ai suoi eventi, molti artisti si trasferirono e il centro della corrente surrealista che finora era stata Parigi divenne New York. Nel 1941 un'importante mostra svoltasi al MoMA, comprendente molte opere di Dalí, consegnerà il surrealismo alla sua storia, non ancora peraltro del tutto estinta nei suoi esiti molteplici. A tale periodo corrispondono alcuni dipinti che presentano delle esplosioni corpuscolari, la presenza di particelle che devono la loro comparsa alle suggestioni riconducibili alla scissione dell'atomo. Le esplosioni atomiche che avevano concluso la Seconda Guerra Mondiale avevano lasciato dei segni profondi nell'animo dell'artista che da lì a poco si avvicinò alla religione cattolica. Successivamente Dalí produsse opere che segnalarono una evoluzione del suo linguaggio verso nuove esplorazioni dell'animo. Uno dei più noti è il Cristo di San Giovanni della Croce del 1951, dove in una prospettiva aberrata, nell'immensità di un cielo scuro, è sospeso un Cristo in croce. Sotto un paesaggio di mare, con una barca alla spiaggia. I monti sullo sfondo suggeriscono le sue amate rocce. Pochi personaggi isolati. Il mare fermo. Sembra riflettere il cielo, ma questa volta i colori, a parte quell'azzurro tra le nuvole, sono oscurati dal predominante tono del nero. Un'autobiografia di Dalí riporta: non può esserci grandezza intellettuale al di fuori del sentimento tragico e trascendente della vita, la religione.